Eccellenza, anzitutto grazie di questa intervista e della sua cortese disponibilità. Uh, sarà il piacere mio di rispondere alle vostre domande ed anch'io sono contento del nostro incontro. Parliamo subito della Bielorussia e soprattutto della comunità bielorussa che conta ben 10.000 unità residenti in Italia. Come si è integrata questa comunità con quella italiana? All'inizio vorrei dire proprio qualche parola sulle relazioni tra Bielorussia e Italia. I nostri rapporti hanno una storia lunghissima, nonostante che i rapporti diplomatici sono stati istituiti soltanto 25 anni fa. In pratica abbiamo iniziato la nostra stretta cooperazione anche nei tempi dell'URSS quando la Bielorussia faceva la parte dell'URSS e proprio da, da quel tempo eh, iniziano i contatti tra gli uomini e molti bielorussi eh, si sono capitati in Italia proprio da, que da quegli anni là. Uh, oggi sì, parliamo di uh, 10.000 bielorussi registrati in Italia. Uh, si tratta della gente che uh, è venuta qua uh, con varie ragioni, uh, sia per ragioni del lavoro, sia come, uh, grazie ai matrimoni. e C'è anche una parte dei bambini che, uh, che sono stati adottati e abitano qua adesso. Vorrei assicurare che non ci sono mai stati dei problemi con la diaspora bielorussa in Italia. La gente, I bielorussi sono gente molto organizzata, molto tranquilla, non creano dei problemi per la parte italiana, anzi dal punto di vista del problema migratorio. E per itam, uh, nasi, uh, eh, negli ultimi tempi uh, i nostri compaesani attivamente si riuniscono uh, società uh, nelle società o organizzazioni diasporali che si occupano piuttosto di organizzare degli eventi culturali. Per esempio, abbiamo un'organizzazione chiamata Bellarus, che si trova a Napoli e fa le iniziative in campo culturale eh, molto interessanti. A questo punto siamo molto grati anche alle autorità regionali italiane che um, aiutano i ai nostri compaesani di creare queste, queste società, queste associazioni. E, e non, non solo non perdere i legami con la loro patria, però anche di svilupparsi nel campo educativo, educativo distruttivo ed integrarsi meglio nella società italiana. Ecco, Eccellenza, grazie anzitutto di queste belle parole che ha avuto eh, per, per l'Italia. L'Italia che a questo punto eh, so che riconoscete come paese accogliente, in generale, no? in base alla sua analisi assolutamente vero uh, sia è il parere nostro che anche il parere di tutti gli altri che conosco che l'italia è un paese molto accogliente da tutti i punti di vista sia dal, dal punto di vista del lavoro della politica migratoria eccetera eccetera si trovano tutti molto bene qua uh, sicuramente uh, ci sono le differenze per esempio nella Uh, nel temperamento, nel, nel carattere, i bielorussi sono più tranquilli, più stabili, gli italiani invece sono uh, più energici, però questo secondo me uh, ehm, lascia i nostri relazioni, eh, li fa più amichevoli e in nessun modo impedisce di, di sviluppare la nostra amicizia. Relazioni che hanno una storia antica, come diceva lei, però una storia anche ufficiale, che conta 25 anni. So che è prevista nei prossimi giorni una grande festa a sorgelo di questa amicizia tra Italia e Bielorussia. forse, dal punto di vista nella prospettiva storica, i 25 anni non è una grande data, non è un grande giubileo. Però secondo noi sono gli anni, è un periodo molto importante perché possiamo vedere quante tante cose siamo riusciti a fare in questo periodo, in questi 25 anni. Infatti 25 anni fa abbiamo dichiarato la nostra indipendenza e siamo molto grati alla parte italiana che era tra i primi a, a riconoscerla. Eh, proprio da quel, eh, sta, eh, in quei tempi è stato firmato il protocollo dell'instaurazione dei rapporti diplomatici e da quel punto eh, partono, eh, parte eh, lo sviluppo attivo dei contatti in tutte le sfere, a partire dalla politica e, venire, eh, e finire con l'economia. Direi anche che a un quarto secolo, comunque, è una data molto simbolica, perciò, noi come ambasciata organizzeremo varie iniziative in questa occasione. Sicuramente sarà organizzato un ricevimento, sarà organizzato lo scambio degli auguri a livello dei vertici di, di ambedue gli stati e saranno fatti anche altri eventi e iniziative. È una tappa molto simbolica e molto significante anche per due ministeri degli affari esteri che gli permette di analizzare le cose fatte e fare le prospettive, programmare le prospettive. Anche da fare, assolutamente, eccellenza. Parliamo anche un po' di lei. So che nel corso della sua carriera diplomatica ha girato molte parti del mondo. Le chiedo come si trova ora in Italia e cosa ha in più o in meno l'Italia delle altre parti che ha visitato. Uh, sì, davvero, direi che ho una assai lunga esperienza diplomatica e il lavoro, la professione mi ha portato in varie, in varie parti, in vari angoli del mondo, si tratta dell'Europa, dell'Asia, dell dell'America dell Latina e altre parti. Uh, molti da noi mi chiamano un ambasciatore giovane, però, uh, come, dicono anche, come dicono anche da noi, uh, si giudica non, uh, non l'età, ma le cose che, che, che faccio. E da questo punto di vista, mi. Uh, mi fido di essere un ambasciatore uh, con una lunga esperienza. Per, per Poi si dice anche da noi che uh, molto la molto giovinezza molto è un disvantaggio che passa presto. Cosa riguarda l'Italia? Questo paese è stata la mia scelta pensata dopo cinque anni che ho fatto come il vice ministro degli affari esteri. Ero io proprio a scegliere dove andare e ho scelto l'Italia. Come scherzano da noi, dopo avermi occupato e avermi creato, organizzato tutto il lavoro del padiglione belorusso all'Expo di Milano, un'altra scelta non potevo fare. Sicuramente occupandomi dell'Expo ho conosciuto in dettaglio il paese e la gente italiana. E così anche prendendo in considerazione eh, il livello dei nostri contatti, il livello dell'interscambio commerciale e le iniziative programmate ho scelto l'Italia come il paese. Ho pensato che vale la pena di, di lavorare qua in Italia e ho scelto questo paese e sono molto contento di questa scelta e mi trovo molto bene qua anche come l'ambasciatore parlando di contatti del lavoro con la parte italiana cos'è dell'italia che le piace di più e di meno anche? è la domanda più difficile quando, quando chiedono cosa piace di più in italia sì, perché la diversità culturale, la, il patrimonio storico diverso italiano, la, la diversità del business che sta qua, dei vari business che, che stanno qua, tutto è, questo è molto diverso e molto interessante. A parte del lavoro, sinceramente, l'Italia per me è un paese con un uh, uh, grandissimo patrimonio culturale, un paese che è riuscito a conservare tutto questo. Uh, e a questo punto amo molto di, di viaggiare il paese, anche eh, essendo io personalmente al volante, eh, viaggiare il paese, eh, vedere i posti e specialmente comunicare con la gente. Anzi direi che eh, la scarsa conoscenza della lingua italiana non mi impedisce a fare questo a volte. Sì, mi piace molto che anche nelle situazioni difficili si può comunque uh, mettersi d'accordo, uh, specialmente se sapendo i gesti, vari gesti. Ci può raccontare un episodio curioso che le è capitato da quando è ambasciatore qui in Italia? Sicuramente, uh, sinceramente, non mi è capitato proprio le situazioni da barzelletta ancora. Eh, perché viaggiamo, conosciamo la gente, però così da Barzelletta ancora no. eccellenza, anche il cibo italiano è buono? Senza dubbi il cibo è molto buono, direi. E non è a caso che molti ristoranti in Bielorussia sono pronti a pagare uh, enorme somme per ricevere uh, lo chef italiano. Eh, sicuramente stiamo anche noi uh, cercando di imparare di più della cucina italiana e io personalmente nella famiglia uh, noi facciamo le serate dedicate proprio alla cucina italiana e per esempio mia figlia ama molto di cucinare i piatti italiani l'unico problema è che, uh, che, che sono sempre rimproverato dalla, dalla mia consorte uh, di... Di, di, di mantenersi in taglia, in forma. C capisco il problema, insomma, ma il suo piatto preferito qual è? Il ah, Strana, Visto che noi in Bielorussia non abbiamo il mare, come molti io per il momento preferisco i piatti del pesce ed anche i piatti del pesce semplici, per esempio un bel pesciolino fresco al sale. Però visto che noi diplomatici mangiamo tutti eh, e mangiamo tutto, eh, cerchiamo anche di osservare un po' le regole delle regioni. Essendo a Napoli sicuramente si assaggia una bella pizza, se si trovi al nord... Eh, più o meno cerchi di, di trovare un, un pezzo di carne buona. No, tradizie... uh, ed anche la tradizione della, della pasta, uh, adesso i bielorussi per esempio vanno in, uh, uh, andando in negozio uh, preferiscono di comprare la pasta tutto prodotta tutto proprio in Italia, che sia proprio la pasta italiana vera. Cioè Lanzo, parliamo un po' di economia, che tipo di economia ha oggi la Bielorussia? Parlando dell'economia bielorussa, la prima cosa che vorrei menzionare è l'apertura. L'economia bielorussa è molto aperta, nonostante, per esempio, i punti di vista che possiamo trovare nelle, nelle mass media, dove uh, la chiamano uh, più o meno il uh, reddito dell'Unione dell Sovietica. Proprio come l'Italia, neanche noi non abbiamo le risorse minerali in paese, perciò uh, siamo, uh, ci appoggiamo alla produzione uh, industriale e produzione, alla produzione agricola. I settori tipici per la Bielorussia sono metalmeccanica, uh, chimica petrolifera, elettronica, uh, l'industria tessile e leggera cioè tutto, tutto il settore che lo chiamiamo industriale. Poi la sfera agroalimentare è molto sviluppata e si è sviluppata ancora di più negli ultimi tempi. E per esempio, se qualche anno fa importavamo la produzione agricola, Uh, negli ultimi tempi siamo l'esportatore netto di questi prodotti. Uh, uh, dipendiamo molto dalla, dalle, esportazioni, dalle esportazioni e è un indicatore importante che il 60% del prodotto interno lordo va esportato. È un indicatore importante dell'apertura dell'economia che abbiamo. In alcuni, in alcuni settori siamo i leader mondiali, per esempio per l'esportazione del, del potassio, per i ribaltabili da cava, occupiamo uno dei primi posti al mondo. Per la produzione e esportazione, una esportazione una dei trattori e macchinari agricoli occupiamo, abbiamo ci, di, più di problemi, circa il 70% del, del mercato. Anche questo è, è buono e è un segno di debolezza che abbiamo perché dipendiamo molto dalla situazione sui mercati mondiali in questi, in questi prodotti. A questo punto eh, direi di che uh, non è avvenuta uh, la crisi, crisi. Dell'economia uh, dell nostra uh, al seguito della crisi mondiale che è stata uh, che osserviamo negli ultimi anni, però la um, discesa degli indicatori economici era ovvia uh, in due anni passati, quest'anno la situazione si migliora da questo punto di vista. Gli scambi commerciali con l'Italia come vanno? Come li giudica no, uh, con l'Italia il commercio è stato sempre attivo. O... E qui dobbiamo ringraziare anche al, al business italiano, agli imprenditori italiani che stavano e stanno sempre in ricerca dei partner. Sì, oggi, uh, oggi ogni tanto succede così che uh, manca a noi la velocità e la mobilità nel sviluppare i contatti per esempio con l'Italia però parlando del nostro commercio la mancanza della mobilità da parte nostra si compensa completamente dalle energie che hanno gli imprenditori italiani per gli imprenditori italiani la Bielorussia ha una grande importanza prima di tutto come lo sbocco sul mercato euroasiatico comune che abbiamo adesso Uh, poi anche parlando proprio dell'interscambio bilaterale posso dire che negli anni migliori avevamo il livello di più di 2 miliardi di dollari USA dell'interscambio, che è una cifra non, non piccola per il paese come il nostro. Poi abbiamo l'interscambio molto bilanciato. È stata una piccola discesa live, dai livelli precedenti ultimo, durante l'anno pre precedente, però adesso la situazione si migliora ed è molto importante che lavoriamo con le aziende italiane attivamente nel campo della modernizzazione delle fabbriche e imprese bielorusse. Uh, vorrei menzionare anche il grande ruolo delle piccole e medie imprese italiane che sono molto attive e molto veloci uh, nell'investire in Bielorussia. Per il giorno d'oggi abbiamo più di 200 imprese con il capitale italiano o misto presenti sul territorio bielorusso. Sì, parliamo anche un po' di sport, so che cresce l'attesa in Bielorussia per i giochi europei del 2019, tra l'altro una delegazione del vostro comitato olimpico nazionale è stata di recente qui a Roma per un incontro con i membri del CONI. Lo sport è una direzione, direi, nuova nella nostra cooperazione, però molto prospettiva. Abbiamo iniziato la collaborazione a livello delle federazioni separate ed è stata più attiva l'interazione tra la federazione della scherma italiana e quella bielorussa ed è anche più attiva al momento attuale. Questa cooperazione non, è soltanto, non sono soltanto i contatti. Per esempio come, come quelli con um, uh, quattro volte volte olimpica olimpica Elena Belova che visita visita ogni tanto. tanto, uh, si tratta tratta piuttosto degli, dei progetti progetti di di congiunti. congiunti e l'uso congiunto dell'infrastruttura di ambi due parti, sia di quella bielorussa che quella italiana, per, uh, per ricevere i nuovi risultati. Noi in Bielorussia abbiamo investito uh, molto nella creazione del, dell'infrastruttura sportiva sia dei, uh, di, di quella invernale che di quella estiva. E adesso uh, come sapete programmiamo uh, di, di condurre i giochi olimpici europei al 2019 dove crediamo, uh, nei, nei quali l'Italia crediamo sarà un partecipante molto attivo. Eh, recentemente si è svolta una visita del Comitato Olimpico Nazionale Bielorusso qua a Roma uh, dove è stato firmato il protocollo di cooperazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano uh, mirato prima di tutto allo scambio di esperienze e alla realizzazione dei, dei, delle iniziative congiunte. E abbiamo scherzato che uh, non è che... Uh, Stiamo creando la concorrenza tra due paesi e gli atleti di due paesi, ma uh, vogliamo che uh, gli atleti bielorussi e italiani si incontrino nei finali di tutti i giochi e noi siamo d'accordo anche con questo. Eh sì, sapete che abbiamo molti atleti famosi, non lo so, uh, posso menzionare Azzarenko in tennis, Dombraceva in biathlon, cioè abbiamo varie cose da, uh, da insegnare anche all'Italia. Però uh, la mia, il mio sogno da tempo è quello che l'Italia ci insegni un po' di come si gioca al calcio. Lei è in particolare tifoso di qualche squadra di calcio? Sì, l'Italia non è. Uh, si tratta della correttezza politica e perciò preferisco di non fare il tifo per, un, per qualche squadra particolare. Ma quali sono le città assolutamente da visitare andando in Bielorussia? Sicuramente non mi limiterei uh, con soltanto la capitale di Minsk, però comunque raccomando di visitarla, a molti stranieri la nostra capitale piace moltissimo perché uh, si tratta di una, di una città uh, impressionante, la città che è stata distrutta, che era distrutta durante, dopo la durante la seconda guerra mondiale ed era tutta ricostruita in maniera moderna, perciò oggi è una città molto pulita, molto moderna e molto attraente. Uh, parlando di altre città, uh, adesso cercherò di non offendere le autorità regionali che abbiamo. Uh, perciò bisogna vedere tutti i capi luoghi regionali, sicuramente ne abbiamo sei di questi e di questi sei per me personalmente piacciono di più le città di Grodno e, e Brest, cioè la città di Grodno e la città di Brest che si tratta di, di Bielorussia occidentale sono le città più vicine alla cultura europea. No, e due piccoli, che... e le due città piccole tradizionalmente visitate dai turisti. Uh, si tratta delle città di Mir e la città di Niesvich dove si trovano uh, i castelli, uh, castelli del, um, di Bielorussia molto famosi anche in Italia. Cioè il patrimonio culturale di questo, a questo punto. Tra l'altro adesso ci sono anche procedure di ingresso più semplici no, per chi vuole visitare la Bielorussia perché di pochi giorni fa ha la possibilità di entrare senza il visto per soggiorni inferiori ai 5 giorni. Da, uh, uh, sì, è vero, era la decisione dalle regioni regioni pensata uh, dalle autorità bielorusse di uh, um, permettere uh, l'entrata senza uh, visto, uh, visto per uh, più uh, di 80 paesi uh, uh, del mondo. Uh, sicuramente auspichiamo che questo um, faciliterà gli scambi culturali, turistici ed anche quelli economici. Da, my, uh, Uh, stiamo da tempo già trattando con l'Unione Europea la questione del, um, di semplificare il regime visti che abbiamo con la zona Schengen e mentre stiamo trattando noi abbiamo deciso di fare un passo così uh, uh, unilaterale da parte nostra di, di uh, permettere questa entrata senza, senza visto per i paesi europei della zona Schengen. E io personalmente credo che avrà un bel impatto. Avrà un impatto molto positivo sugli scambi. No, e parlando della statistica, io come ambasciatore sono molto contento che il terzo posto uh, per le entrate senza visto in questo mese, cioè il mese passato, appartiene agli italiani. Gli italiani si vede che amano la Bielorussia, no? Eh, eccellenza, dovendo scegliere invece un personaggio storico rappresentativo della vostra cultura, chi si sentirebbe di citare? La uh, uh, storia di, di Bielorussia è bella molto interessante e direi anche complicata, di uh, perciò non è facile e, di, di evidenziare qualche, una sola persona storica. E, 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 io, io personalmente uh, non sono nato in Bielorussia, se, se vedete nella mia, nella mia curriculum vitae, però mi sento bielorusso al 100%. беларусы как раз Берусі пракамент sonoмонсі наши Берусії в'джава тут той моду парціпанду йварії айваріївенти варії конфлікт для меня один з персонажей который мне очень нравится і Eh, per esempio, parlando di questo, uh, per me uno, uno degli esempi è Tadeusz Kasiuszko, uh, la persona nata in Bielorussia, però diventata l'eroe nazionale di quattro altri paesi. Uh, lui è contemporaneamente l'eroe nazionale di Bielorussia, Polonia, a Lituania e essendo un partecipante attivo della guerra dell'indipendenza degli USA, lui è l'eroe nazionale degli Stati Uniti oggi. E questo è un esempio lampante di quello di Kostiushka, come sono i bielorussi e come si trovano al mondo e come va l'assimilazione di loro. Per esempio, molti cognomi famosissimi che, che sentite ogni giorno hanno i radici bielorussi. Proprio subito potrei menzionare, non lo so, il, uno dei presidenti dell'Israele, già passato, Shimon Peres, Uh, Mark Chagall, uh, molti star di Hollywood uh, hanno i radici in Bielorussia. Ecco, eccellenza, ha parlato degli Stati Uniti, non posso non chiederle cosa pensa della recente elezione di Donald Trump. No, eh, eh, essendo l'ambasciatore ed essere essendo un diplomatico, un diplomatico potrei americano dire americano subito che la rota, scelta del la popolo americano vale la stima perché è la loro scelta sovrana. Scelta sovrana. Come la persona, proprio dal mio punto di vista personale, la persona di Trump mi è, mi è simpatica perché io sono sicuro che almeno qualche cosa nuova sarà apportata da lui nella politica degli USA. Sicuramente valutare o programmare quali saranno uh, i suoi, uh, le sue azioni. Per il momento è molto difficile. Però noi come il paese, per sicuramente siamo pronti a sviluppare tutti i contatti e continuare tutti i nostri contatti con le USA. E ultima domanda invece gliela faccio sul popolo italiano, cosa pensa della politica italiana? Uh, anche qua, essendo uh, diplomatici, noi siamo molto attenti nel valutare i processi nella politica interna della, in Italia, uh, perché uh, prima di tutto uh, questi avvenimenti della politica interna vanno valutati dal popolo italiano, non da noi. Eccellenza, noi la ringraziamo della sua cortese disponibilità, ci auguriamo di rivederla presto sui nostri schermi. Eh, grazie anche a voi, è stato il piacere mio di rispondere alle vostre domande e da auspico che sia, non sia l'ultimo questo incontro con voi.